conferenza stampa congiunta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tripoli con il Premier libico Dbeibah. Seguiamo le parole. Questo trend positivo sta continuando anche nel 2022. L'Italia rimane per la Libia il primo partner e il primo cliente. Ovviamente questo significa che la Libia è un mercato strategico per le nostre aziende, vale per l'energia, ne parlerò tra poco, vale per esempio anche nel campo delle infrastrutture, dove molte sono le iniziative e i dossier che noi abbiamo aperti. Il primo ministro ricordava il trattato di amicizia del 2008, il cui elemento più significativo in tema di sviluppo della Libia era la vicenda dell'autostrada. Noi siamo ovviamente vogliamo portare avanti gli impegni che ci siamo presi. È molto importante, e ne abbiamo parlato, iniziare il prima possibile i lavori sull'aeroporto internazionale di Tripoli, perché chiaramente avere standard di sicurezza adeguati significa anche riprendere il prima possibile i voli diretti tra Libia e Italia, una condizione fondamentale per legare i nostri paesi, e quindi abbiamo discusso di come superare le impasse che possono esserci state in passato per ricominciare a lavorare sulla nostra cooperazione a 360 gradi. Ovviamente per l'Italia rimane fondamentale la cooperazione in tema di contrasto ai flussi di immigrazione regolare. Questo è per noi un dossier assolutamente centrale, nonostante gli sforzi anche delle autorità libiche, nonostante i nostri sforzi, i numeri dell'immigrazione irregolare dalla Libia verso l'Italia rimangono ancora alti. Si tratta in buona sostanza, per quello che riguarda gli ingressi irregolari in Italia, per oltre il 50% di persone che vengono dalla Libia, e noi crediamo che si debba intensificare gli sforzi in materia di contrasto al traffico e alla tratta di esseri umani, chiaramente assicurando un trattamento umano alle persone che sono interessate. Noi restiamo determinati a confermare il nostro impegno costante a supporto delle autorità libiche nella gestione dei flussi e nell'assistenza alle comunità locali. Abbiamo tra l'altro le nostre iniziative in tema di fondo fondo migrazioni, ma crediamo che su questo si debba e si possa fare di più. Noi siamo pronti ovviamente a fare la nostra parte, e abbiamo parlato e stiamo discutendo di come potenziare gli strumenti per combattere i flussi illegali. E non è un tema che riguarda solamente l'Italia e la Libia, è un tema che deve riguardare l'Unione Europea nel suo complesso, la cooperazione europea verso il Nord Africa, perché il modo più strutturale per affrontare il tema delle migrazioni è consentire alle persone di crescere e di prosperare nelle loro nazioni, e questo si fa ovviamente aiutando quelle nazioni a crescere, a prosperare. Questo è uno dei temi che il prossimo Consiglio europeo affronterà: difesa della dimensione esterna, cooperazione con in particolare le nazioni del Nord Africa, le nazioni africane, priorità alla rotta del Mediterraneo centrale, come richiesto dall'Italia. Il contributo della stabilizzazione della Libia deve portare a un impatto positivo sul tema dei flussi migratori e del contrasto alle migrazioni irregolari. Noi oggi, in questa importante giornata, abbiamo adottato un'intesa firmata dai nostri rispettivi ministri degli esteri, che ringrazio, con l'obiettivo di potenziare le capacità e la cooperazione con l'autorità libica in relazione alla Guardia Costiera. C'è qui presente anche ovviamente il ministro Piantedosi, anche a lui e all'omologo ministro degli interni libico, ovviamente dobbiamo ringraziare anche loro per questa iniziativa importante.
Ovviamente l'altra questione fondamentale è quella che riguarda una cooperazione che è diciamo antica e solida tra Italia e Libia, che è la cooperazione nella materia, nel campo dell'energia. L'energia rappresenta ovviamente uno dei contributi più significativi che si possono dare alla stabilizzazione e alla crescita della Libia. Eni è presente in Libia dal 1959, ringrazio Claudio Descalzi per essere qui oggi, ha di fatto contribuito a una parte importante della storia libica di questi anni, dello sviluppo economico della Libia. Oggi, grazie al gasdotto Green Stream, noi condividiamo anche uno strumento fondamentale per garantire, per favorire il processo di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, e ovviamente la firma oggi dell'intesa tra Eni e NOC è un passaggio molto importante, storico, diciamo, nella lunga e proficua collaborazione tra Italia e Libia. Ovviamente l'intesa rilancerà, diciamo, rilancia una serie di iniziative per diversificare le fonti energetiche, per lavorare sulla sostenibilità delle fonti energetiche. È un'iniziativa fatta soprattutto per garantire energia ovviamente ai cittadini libici e per garantire maggiori flussi verso l'Europa, in un progetto che l'Italia sta con forza portando avanti, che ormai, insomma, la stampa italiana conosce e si comincia a conoscere anche fuori dai confini nazionali: fare dell'Italia un hub di approvvigionamento energetico per l'intera Europa, e quindi diciamo aiutare l'Europa nelle forniture energetiche in un momento di difficoltà, e restituire e dare maggiore strategicità al ruolo della nostra nazione. Ovviamente la Libia per questo quadro è un partner fondamentale, quindi io immagino che questo sia, diciamo, il primo di molte altre iniziative. La Libia sa che può contare sull'Italia sul piano della stabilizzazione politica, del processo verso elezioni in tempi rapide, sul piano del sostegno all'economia, sul piano delle infrastrutture, sul piano degli investimenti, sul piano di una cooperazione a 360 gradi tra due nazioni che sono amiche da tempo e che insieme devono risolvere problemi importanti, con una capacità di essere concreti che magari che sulla quale possiamo sicuramente dimostrare e fare molto in futuro. Grazie.